Buonasera, bentornati sul mio canale. Eccoci con una nuova interattiva dove andremo a chiedere alle Sibille se si sbloccherà questa situazione tra noi. Vale per chi è in coppia, per chi ha un momento di stallo, per chi magari appunto dicevamo in coppia ma ha anche un blocco del rapporto, per chi ha realmente un rapporto bloccato, blocchi su WhatsApp, insomma, blocchi di tutti i tipi. Andiamo a chiedere se ci sarà uno sblocco in questa relazione. E potrete scegliere tra la variante del fiore blu, del fiore rosso, del fiore bianco, delle belle roselline. E scegliete, insomma. Io parto subito. Così non perdiamo tempo. Partiamo dalla variante col fiore blu. Ve lo dico perché nel video precedente una signora mi aveva scritto che non capiva il passaggio da un mazzo all'altro. Quindi io lo dico sempre, questa è la variante col fiore blu. Vado a mettere a posto la mia rosellina e chiedo. Per le amiche che hanno scelto la variante con la rosa blu, si sbloccherà questa situazione amorosa? Ci sarà uno sblocco in questa relazione? Per le amiche che hanno scelto la rosa blu, chiediamo se ci sarà uno sblocco della situazione, se questa situazione si sbloccherà. Andiamo a chiedere. Ahi, la falsità. Consolante sorpresa. E qui abbiamo il ladro. Per molti qui abbiamo una situazione extra, una situazione che è cominciata come relazione extra o con delle bugie, comunque, o una situazione in cui in passato ci sono stati incontri fugaci, situazioni poco chiare. Avevamo visto anche al taglio la falsità. 5, 6, 7. Io direi che qua lo sblocco ci sarà ed è totale. Guardate un po' che cosa è uscita. Qui è un sì, ma un sì al 100%. Qui non per tutte, io lo ripeto, questi sono interattivi, le letture interattive non possono calzare al 100%, però molto spesso ci prendono. Poi uno può decidere se vuole di fare un consulto personalizzato. Per molte delle persone che hanno scelto questa variante ci sono state bugie in passato, una relazione poco chiara. O trattasi di relazione extra dove ci sono tradimenti, eccetera. Una situazione bloccata più o meno, perché io già comincio a vedere delle notizie, dei movimenti intorno a questa relazione. Probabilmente arriveranno un po' più di messaggi o qualche sorpresina in più a seconda del tipo di rapporto che ci farà già vedere una situazione che si sblocca, che si sta sbloccando seppur lentamente. Quindi guardate bene a questa relazione perché lo sblocco ci sarà e sarà un ottimo sblocco. Qui abbiamo la carta della riunione che ci dice che tutto, diciamo, tornerà come era prima, per cui è chiaro che se era una situazione extra felice, che aveva un blocco, tornerà ad essere quella, eccetera. Qua non parliamo di grandi stravolgimenti, anche perché non abbiamo fatto la domanda di quel tipo, ma abbiamo solo chiesto se ci sarà uno sblocco della situazione, no? Per cui in qualche modo se si torna a stare bene come prima. Nel caso di una relazione stabile, laddove c'era magari una situazione di stallo, si tornerà a stare molto bene, anche dal punto di vista intimo, abbiamo visto la stanza, eccetera. Quindi tranquille e serene, è una bellissima lettura.
ci parla per le coppie stabili di situazioni poco chiare al passato, ma il passato è passato e se siete in una situazione stabile, godetevela perché ci sarà lo sblocco. E insomma, in bocca al lupo, un abbraccio e passiamo alla seconda variante, che è quella con il fiore rosso. Per cui per chi ha scelto il fiore rosso, noi andremo a chiedere se questa situazione si sbloccherà. Per le amiche che hanno scelto il fiore rosso, noi andiamo a chiedere se questa situazione si sbloccherà, ci sarà uno sblocco. Ci sarà uno sblocco di questa situazione amorosa. Malinconia, felicità perduta e ladro. Aia, qua c'è una situazione che vi mette molta tristezza. Per alcune di voi c'è la paura di non poter tornare più come prima. Ricordiamoci sempre che quando noi abbiamo delle paure, le visualizziamo e diamo loro troppa importanza, le alimentiamo, cerchiamo di pensare, visualizzare sempre, sempre, sempre positivo, visualizzare cose belle, mai le nostre paure, non alimentiamole perché crescono. Vi ricordo anche, io poi sia nella descrizione che nei commenti vi lascio il link per chi fosse interessato al corso di Sibille, che si può seguire come quando vi pare o per chi vuole un consulto, insomma. Uno, vediamo se ci sarà questo caspiterina di sblocco. 5, 6 e 7. Aia, allora, qui c'è molto da aspettare, ahimè, devo dirlo, anche in questo caso qui, secondo me, per alcune di voi, allora, qui abbiamo a che fare, a mio avviso, con un uomo che ha avuto delle paure, delle insicurezze. Per alcune di voi può trattarsi anche, sì, certo, di un uomo che era impegnato, eccetera, e in un certo momento ha dovuto proteggere tutto, famiglia compresa. Può trattarsi di un uomo che per problematiche sue si è allontanato in generale. Trattasi qui di un'attesa da parte vostra con molte paure. Uno sblocco che secondo me. Io qui avevo la malinconia che guardava fuori stesa, ho dovuto aggiungere. Uno sblocco che secondo me avverrà. Qui ci sarà ancora modo di confrontarsi. Ragazze, quante di voi si ritrovano nel discorso che non lo sentite da un po', o la situazione è orribile, stagnante, vi dà l'impressione che tutto sia andato in fumo? E voi avete paura di non riuscire più ad essere felice, che non arrivi più quello che volete, vi dico, abbiate pazienza perché quantomeno la possibilità di confrontarsi ancora ci sarà e poi sarà lì che voi potrete ridefinire in qualche modo questo rapporto, riguardarvi negli occhi, riparlare se ci sono state forti liti. Capire perché, per come cercare di aggiustare, eccetera, e sbloccare. Perché non sono carte bellissime, ma sono carte che ci fanno capire che in futuro sicuramente, anche se qui non è una situazione limpida, ci potrebbero essere 3-4 persone coinvolte, il rapporto tra le due persone di cui chiediamo adesso. C'è la possibilità assolutamente di rivedersi e di riparlarne, mantenere la calma, cercare di capire noi cosa vogliamo da questo rapporto, perché si blocca, se ci sono stati altri blocchi, se ci sono delle situazioni che si ripetono ciclicamente, il perché. Dopo aver fatto chiarezza su noi stessi e aver parlato con l'altra persona, cercare di
trovare una quadra per il rapporto per evitare che questo rapporto si blocchi troppo frequentemente. E come al solito ho parlato un sacco perché sono un po' logorroica, ma voi non fateci caso. E qui avevamo, questa era la variante col fiore rosso. Io andrei alla rosellina bianca. E chiediamo alle carte se si sbloccherà questa situazione. Molte volte capita che i rapporti si blocchino. Ci siano periodi di stallo, ci siano periodi in cui non ci si sente, ci possono essere periodi in cui un rapporto è iniziato da tempo ed è stanco e per cui c'è un blocco, o ancora un rapporto che è iniziato da poco e in qualche maniera ha dei momenti di blocco, perché soprattutto quando si è grandi d'età, io lo dico sempre, non è facile incastrarsi. E per andare veramente bene, creare relazioni durature, ahimè, bisogna proprio incastrarsi, soprattutto quando si è grandi di età. Allora, chiediamo se ci sarà uno sblocco della situazione per le amiche che hanno scelto la rosellina bianca. Allora, la fedeltà e la stanza, bellissime carte, mi piacciono molto. Io vado a spiare però il fondo mazzo, me lo spio sempre. Qui mi viene da pensare che ci sono stati sicuramente sentimenti anche da parte di lui, che c'è già stato un ritorno in questa coppia in qualche modo. In leggerezza, un rapporto leggero, un rapporto dove probabilmente per alcuni di voi volevate una storia d'amore, ma lui forse aveva bisogno, ritornando, di qualcosa di più leggero e quindi di nuovo si è andato a bloccare tutto. Vediamo un pochetto. Allora, io credo proprio, guardando queste carte, che per adesso qualcosa è sfumato. Bisogna avere un po' di pazienza perché siamo in una coppia in cui, secondo me, e qui guardo anche ho guardato il fondo mazzo, secondo me abbiamo un signore che in qualche modo decide tutto lui, per cui ci vorrà tempo e pazienza per uno sbloccarsi della situazione, viste le carte non proprio semplici, viste le intenzioni della donna, vista il riavvicinamento che c'è stato in leggerezza, ma che poi è sfumato di nuovo. Il consiglio che posso dare io, qui anche posso pensare che è un po' un blocco che avviene ciclicamente, forse provare noi a fare il passo verso la persona e provare a parlare e a capire se è possibile sbloccare un attimo la situazione, anche se secondo me siamo di fronte a una persona che in futuro potrebbe riavvicinarsi assolutamente, ma decide tutto lui. Lui fa e lui disfa e non noi. Per quante hanno a che fare qui con un uomo impegnato di suo, c'è proprio da aspettare, direi, parecchio. Però, insomma, nonostante la disgrazia, forse qualche passo in più lo possiamo fare noi per provare a sbloccare, perché se non ci muoviamo noi, io qui uno sblocco della situazione a breve non riesco a vederlo, probabilmente bisognerà aspettare più a lungo, ok? Siamo di fronte a un uomo che decide tutto lui. La carta centrale è quella della riunione e mi piace, la parte finale è quella della disgrazia e insomma è pesante. Quindi vi dico, cercate di riavvicinarvi per sbloccare un po' la situazione e ricordatevi sempre che probabilmente quello che desidera lui in questo momento è un po' di calma, di tranquillità e di leggerezza. E quindi, se ne vale la pena, proviamo a darglielo.
Vi mando un bacio grandissimo, se volete insomma, mi fate sapere se vi è piaciuta la lettura interattiva. Vi chiedo di scrivermi tra i commenti quali letture interattive volete che io faccia, proprio le domande. Quali domande volete che io faccia alle carte? E anche vi invito a guardare appunto nella descrizione se vi fa piacere il... Tutto, ci sono i link per l'acquisto delle mie carte se vi piacciono, i link per il corso di Vera Sibilla che tengo io, che è molto carino e completo e potete guardare come quando vi pare, per quanto tempo vi pare. E c'è il mio numero WhatsApp a cui mi potete scrivere per qualsiasi informazione. Anche per i consulti personalizzati. Io vi mando un abbraccio forte, 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 forte e ci risentiamo domani. Un abbraccio, ciao!